Capacità off-road decisamente sopra la media. A proprio agio negli spazi aperti, non è un caso che il nuovo pick-up Volkswagen si chiami Amarok, significa grande lupo. Siete pronti alle avventure più estreme? A bordo per vedere le difficoltà della strada, ma questo nuovo pick-up riesce a superare. Ci puoi raccontare, Fabio, un po' le caratteristiche tecniche? Conosciamo più da vicino quest'auto. Quest'auto è un biturbo diesel perché ha due turbine, geometria variabile, con la caratteristica che la prima turbina aiuta ai bassi e la seconda turbina ti aiuta agli alti. Nelle caratteristiche tecniche, oltre alle tre modalità di trazione, cioè due ruote motrici posteriore, quattro ruote motrici con le ridotte, la vettura è dotata di altri sistemi elettronici. L'OFF 4 che ti disabilita, come vedi anche sulla spia nel cruscotto, disabilita il controllo di trazione, o meglio, lo rende sfruttabile nel fuoristrada e non su strada normale. Il pulsante subito sotto ha il bloccaggio del differenziale posteriore al 100%, questo significa che le ruote dietro girano contemporaneamente alla stessa velocità per superare ostacoli particolarmente difficili, e l'off-road, l'ultimo pulsante in basso, ci aiuta sia nelle discese che nelle salite. Nelle discese in che modo? La vettura frena da sola, completamente da sola, in qualunque marcia sta. L'importante è avere le ridotte inserite, quindi possiamo avere la prima, la seconda, fino alla sesta marcia, non toccare nessun pedale, e la vettura frenerà da sola. Stessa cosa in salita, cioè se ci fermiamo in salita la vettura rimane ferma per darci la possibilità di ripartire. Partner tecnico di questo evento Abruzzo Passione Fuoristrada, siamo con il presidente che adesso ci farà un po' vedere nel lato pratico quest'auto. Cosa ci mostrerai? Vedo delle buche, un po' mi spavento. No, assolutamente no, è una macchina che è abbastanza confortevole anche in fuoristrada. Adesso facciamo un attraversamento di buche dove in poche parole simuliamo l'escursione che gli ammortizzatori hanno quando la macchina è in una condizione di terreno non adatto o in fuoristrada. Qui, come vedete, ci entriamo un po' alla volta e gli ammortizzatori si cominciano ad allungare. La macchina si blocca e comincia a scivolare, abbiamo un ulteriore aiuto, il bloccaggio centrale 100% posteriore che ti dà una mano a uscire, quindi fa girare tutte e due le ruote insieme e quindi la macchina va più fluida. Da dentro l'auto possiamo immaginare le buche, però quanto sono profonde? E arriviamo a un'escursione di una sessantina di centimetri quasi. In fuoristrada riesce a dare un ottimo comfort. In quest'altra situazione simuliamo il laterale, stiamo intorno ai 45 gradi, abbiamo sempre il bloccaggio centrale al 100% che ci dà una mano per uscire dalle varie situazioni di disagio, e come vedete la macchina oltrepassa tutti gli ostacoli sempre con un ottimo comfort. Comfort, ma in situazioni estreme, aggiungo. Andando in giro nella scoperta del territorio ci si possono trovare e la macchina ti riporta a casa sicuramente. No,
modo di vivere fuori strada legato anche alla riscoperta dell'Abruzzo, delle sue tradizioni, perché abbiamo una terra bellissima, quindi tutti i percorsi organizzati dalla nostra associazione prevederanno delle tappe di carattere culturale, di carattere naturalmente paesaggistico, perché vivremo proprio l'ambiente in maniera completamente diversa, quindi il nostro è un approccio più soft, una passione che possono coltivare anche persone, famiglie che abbiano questo desiderio ma magari sono un po' spaventate, perché in genere nell'immaginario collettivo c'è sempre questa idea dei fuoristradisti come persone un po' eroiche in un certo senso, che affrontano percorsi arditi, quindi non è soltanto uno sport per specialisti. Ragazzi dell'Abruzzo Passione Fuoristrada, abbiamo testato questa nuova auto che ha una forza garantita anche dal Dakar 2010, giusto? Esatto, sono stati fatti questi test, è stato fatto come il pick up of the year dell'anno, è stato portato al Safari, quindi alla Parigi Dakar come safety car. Prima del lancio, insomma, hanno testato bene il veicolo prima di darlo a noi distributori e concessionari. Già pronta per l'acquisto da Abruzzo Motori? Già pronta per l'acquisto, noi ne abbiamo già date diverse già qui in Abruzzo da noi, alcune sono state vendute già anche fuori. Il posizionamento di quest'auto nella clientela che si rivolge ad Abruzzo Motori? Allora, come clientela diciamo ha un bel portafoglio vasto, nel senso che si va sia dal libero professionista, quindi chi lo usa solo esclusivamente per un discorso lavorativo, e sia per quello che riguardano le famiglie. La Volkswagen ci può già dire in anteprima i costi dell'auto? Partiamo da circa 27.200 euro il prezzo di partenza, fino a un massimale, diciamo, se parliamo di un Highline, quindi con gli interni in pelle come queste che abbiamo visto oggi, con i navigatori e tutto, intorno ai 32.500 euro. Quindi è un prezzo effettivamente accessibile un po' a tutti, sia quello che riguarda l'artigiano sia la famiglia. Come manutenzione, come tutti quelli del gruppo Volkswagen, hanno dei tagliandi, essendo dei motori long life, hanno tutti quanti dei tagliandi che si effettuano ogni 30.000 km. Quindi già qui c'è un buon abbassamento dei costi a livello gestionale. In più, soprattutto su questo tipo di veicolo, diciamo che è un veicolo che nasce autocarro, quindi di conseguenza si ha già un abbattimento già di suo del bollo. E poi chiaramente quello che si ha più di tutti sono i consumi. Volkswagen è riuscito ad avere questo tipo di motore con un biturbo, che soprattutto questi qua sono 164 cavalli, i quali hanno dei consumi medi veramente ottimali, superiori a tutti quelli della media. Abbiamo provato sia in autostrada sia sul misto, stiamo sempre esclusivamente intorno ai 10 km al litro. Quindi nonostante tutto è un veicolo che ha un peso notevole, perché va da 2.400 kg ai 3.050, quindi comunque parliamo di un veicolo abbastanza pesante, però nonostante tutto con questo nuovo motore sono riusciti ad ottimizzare tutti questi che sono i consumi. Siamo noi soddisfatti ancora come Volkswagen di questo tipo di veicolo. Nuovo Amarok, perché la vita è fatta di sfide.